benvenuti all'acquario di Sofia. Oggi siamo qui con il mio nuovo acquario, infatti voglio presentarvelo e vi farò vedere tutto l'allestimento da zero. Questo è un video collaborazione col marchio Elos, che ci ha fornito l'acquario in sé, il fondo e le due capsuline, una per la fertilizzazione e l'altra per i batteri, quindi per attivare il fondo, e anche con l'azienda Troplant, che ovviamente ci ha fornito le piante. Adesso parliamo un attimino dell'acquario e poi vi lascio alle clip di come l'abbiamo allestito. Questo è un acquario che ha circa un mesetto, infatti le piante hanno subito iniziato a crescere. Io farò maturare l'acquario per almeno un altro mese, direi, e poi vi farò un riaggiornamento su quale specie ho scelto. Sono curiosa anche del vostro parere, quindi andate a scrivermi sotto nei commenti che pesce secondo voi potrei inserire. E adesso ci sono solo delle lumache Planorbis che girano. Da cosa è composto l'acquario? Un 30-30-30, ma in realtà, ragazzi, è bellissimo perché c'è anche il coperchio. Infatti è un coperchio dotato sempre insieme all'acquario, non dovete aggiungere nulla, che è in vetro. È veramente bello, fatto molto bene, e lascia una parte, ragazzi, dietro, vedete? Dietro la lascia aperta. Una cosa che non mi fa piacere è quando vedo gli acquari con la condensa sopra. Quegli acquari che hanno o il coperchio in plexiglass oppure in vetro, si forma questa quella brutta condensa con le goccioline. Invece qui non succede, perché appunto abbiamo la parte aperta dietro, che non è eccessivamente aperta, ci permette semplicemente di agganciare, come avete visto, la luce, che è una luce che illumina molto bene, è di qualità. Per ora veramente mi sono trovata molto bene. E poi il filtro a zainetto, che così sono riuscita ad agganciarlo, e il riscaldatore, se siamo in estate, ma ad ottobre circa inizierà ad accendersi. Per il resto è un acquario molto semplice. Sotto abbiamo inserito, sempre in dotazione arriva con l'acquario, il tappetino, che così è bello stabile. Parliamo un attimo delle piante. Allora, come vedete, c'è questo bel tocco di rosso e vi voglio far vedere una piccola chicca, che è quella che io colleziono: le etichette delle piante. Sicuramente ho già fatto un sondaggio su Instagram e mi avete raccontato che non sono l'unica che le conserva. Sono molto utili quelle della Troplant, perché appunto se le giriamo si vedono appunto tutte le indicazioni con i valori. Prendiamo l'esempio della rossa, che è quella più bella secondo me. Deve stare a un pH 6,5, tra 6,5 e 7,5. Vi consiglio, ragazzi, di tenere le piante, se potete ovviamente, se gli animali ve lo consentono, di tenere un pH un po' più basso con le piante, che così riescono a assimilare meglio i nutrimenti. GH 8-12, temperatura 18-28. Ecco che questa per esempio è una pianta che riesce a tollerare fino a 28 gradi, ed è indicata anche l'altezza, quindi quanto sarà alta la mia piantina. Ecco che qui abbiamo dai 30 ai 40 cm. Quindi è carino andare a seguire queste indicazioni. E poi ovviamente c'è anche la luce, quindi quanta luce ha bisogno della pianta, e in questo caso abbiamo che la nostra pianta rossa ha bisogno di una elevata illuminazione. Infatti noi ce l'abbiamo, quindi speriamo bene che continui in questo bel rosso. Come piante, quindi, ve le dico. Allora, abbiamo fatto questo pratino con la Pogostemum Elferi. All'inizio ovviamente ci ha messo un attimino, un po' di giorni prima di partire con vigore, ma poi senza la fertilizzazione, perché io di solito aspetto il mese prima di iniziare a fertilizzare, da sola con questo bel terreno è riuscita proprio a partire bene. Poi abbiamo la Nubias, queste sono nane, quindi per gli acquari piccolini ci stanno quelle nane ovviamente. Poi abbiamo la rossa, che ne abbiamo già parlato, che è la Ludwigia Mini Super Red. Dopo abbiamo questa qui verde, che si chiama Lisimachia Lumullaria, e praticamente anche lei è partita, sta andando in su, è bellissima, secondo me è una delle più belline in realtà. E non si vede, ragazzi, perché adesso vi spiego cosa è successo. Stiamo parlando della Pogostemum Erectus, la troviamo dietro al legno, che all'inizio, come vedrete poi dalle clip, era ovviamente una pianta più alta, solo che dopo circa una settimana abbiamo avuto la muffetta sopra le radici dei legni. È normale, infatti ho fatto anche un video in cui lo dico, solo che nel mio caso ha preso il sopravvento ed è andata anche a intaccarmi le piante, ragazzi. Non succede nulla ovviamente, però quello che ha fatto è quello di andarmi a coprire le foglie. Doveva ancora ambientarsi per bene la vasca e non è riuscita, appunto. Infatti si sono iniziate a sgretolare le foglie, quindi io ho fatto tutta una pulizia abbondante, ho potato tutto, ho lasciato solo le parti buone,
e le ho ripiantate. Devo dire che adesso, dopo che la muffetta ovviamente non c'è più, è ripartita bene alla grande. Anche la Ludwigia, quella rossa, è già stata potata, come vedrete poi infatti era più lunga. L'ho potata perché è cresciuta veramente troppo e quindi l'ho piantato, ho ripiantato solo le punte rosse e quindi adesso sta proprio ripartendo. Ecco che infatti mi aspetto che arrivi fino a pelo d'acqua. Come vi dicevo, ho aggiunto le lumachine che così mi davano anche una mano contro la muffetta del legno, infatti hanno ripulito tutto e l'acquario ormai è un mesetto che è stabile. E niente ragazzi, poi ne parleremo meglio di questo acquario, perché quando andremo appunto a inserire la fauna, che ancora non vi dico cosa, andremo poi a discutere bene dell'acquario, della specie eccetera. Adesso ragazzi vi lascio le clip, quindi le clip dell'allestimento. Vi farò vedere anche tutti i prodotti che ho utilizzato, a parte l'Elos e la Troplant, sono prodotti che potete andare a trovare sempre da me, la nostra attività, l'acquario di Sofia. Vi lascio in descrizione il sito in cui potete andare a richiederci un preventivo, in cui ragazzi spiegate un attimino cosa state cercando, che tipologia di acquario, e insieme ci faremo una bella chiacchierata e decideremo appunto qual è l'acquario con tutti gli accessori che fanno per voi. Per il resto ragazzi vi lascio le clip e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!